piacerebbe un giorno poter parlare a tutti gli animali, eh? Che ve ne pare? Chissà che discorsi geniali devono fare i cavalli e che storie divertenti conoscono i pappagalli, i coccodrilli, i serpenti. Una semplice gallina che fa l'uovo ogni mattina, chissà cosa vuol dirci con quel suo cocodè. E l'elefante, così grande e grosso, deve saperla molto più lunga della sua proboscide. Ma chi lo capisce quando barrisce? Anche il gatto, provate a dirgli qualcosa, non vi calcola affatto. Lui vi dice solo miau, che forse vorrà dire ciao. Conoscevo delle tartarughe che amavano il Giro d'Italia. Lo amavano così tanto che un giorno decisero di voler imparare ad andare in bicicletta e organizzare il loro Giro d'Italia. Immaginate le tartarughe che cercano di imparare a pedalare. L'impresa non fu affatto facile. Tant'è vero che comprarono le biciclette, cercavano di allenarsi per arrivare con le loro zampette al manubrio, di montare in sella, impresa ardua. Però ci riuscirono. L'euforia per questo Giro d'Italia, tutti pronti, addirittura chiamarono una vecchia tartaruga che faceva da macchina, però era molto anziana, quindi prima della partenza si addormentò. Anche i corridori che precedevano i ciclisti si allungarono nel bosco per cercare un po' di paglia secca, di erbette, e fecero un piccolo pisolino. Morale, al traguardo non arrivò nessuno, perché le tartarughe in bici si addormentarono anche loro. E non è un po' come quei bambini che dicono andrò, farò e poi alla fine si perdono per strada. Un giorno un dromedario litigava con un cammello. Il dromedario ha una gobba sola, il cammello ne ha due. Diceva ho ragione io e l'altro rispondeva niente affatto, ho ragione io. Ma scusa, ragiona per sottrazione, una gobba è giusta. Ma no, si ragiona per addizione, due sono giuste. Stavano quasi finendo le mani quando passò un beduino e dissero chiediamo a lui. Signor beduino, chi ha ragione? Nessuno dei due. Accettate la vostra natura. Non vi fasciate la testa. Quello che a voi non funziona è proprio la testa. Alle scimmiette piace il giovane gambero e io racconterò il giovane gambero. C'era un giovane gambero che disse ma perché la mia famiglia cammina al contrario, all'indietro? Voglio camminare in avanti, come fa la rana, e mi cascasse la coda se non è così. Fece qualche tentativo vicino al ruscello natio, con qualche difficoltà. Inciampava, si faceva male, abbozzava sulla sua corazza. Insomma, con tanti tentativi fino a quando non ci riuscì, perché si riesce sempre a fare ciò che si vuole veramente. Allora andò dalla sua famiglia e disse guardate qui e fece uno scatto in avanti. La madre cominciò a piangere, figlio mio, ritorna subito come ti abbiamo insegnato a camminare, io e tuo padre e i tuoi fratelli. I fratelli se la sghignazzavano in un angolo, ma il padre lo guardò e disse se vuoi ancora continuare a camminare così, vattene, altrimenti impara come hanno fatto tutti i tuoi fratelli e i tuoi simili. Il gamberetto voleva bene alla sua famiglia e disse io ho ragione, quindi salutò la madre e il padre e si mise in viaggio. C'erano delle rane che facevano le comari sotto una bellissima pianta di ninfea e disse guarda lì, è cambiato il mondo. Un'altra fece oibò, oibò. C'era anche un vecchio gamberone un po' malinconico. Quando lo vide lo chiamò e disse cosa credi di fare? Io ho fatto come hai fatto tu, ho provato ad andare in avanti e sono rimasto solo. E nessuno vuole più parlare con me. Il giovane gamberetto non sapeva che cosa dire, ma sentiva dentro di sé quella voce che diceva io ho ragione. Salutò gentilmente il gamberone e proseguì nel suo viaggio. Non sappiamo dove sia arrivato o se ce l'ha fatto o se ha riaddrizzato tutte le cose storte del mondo. Lui ha continuato con coraggio e con il suo spirito combattivo. Quello che possiamo fare è augurargli buon viaggio. Non me ne voglia la favola antica, se non sto dalla parte dell'avara formica. Io sto dalla parte della cicala, il cui bel canto non vende, regala. Indovinami, indovino, tu che leggi nel destino, l'anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà? Sul gran libro dei libroni leggo che ci saranno 4 stagioni, 12 mesi, ognuno al suo posto, con un Natale, Pasqua e Ferragosto, e di lunedì sarà sempre martedì. Altro non trovo nel libro dell'anno nuovo, di sicuro i giorni saranno come gli uomini li faranno. Ecco come immagino
che si divertono le bestie nella giungla. Ovviamente l'ho solo immaginato, ma sono sicuro che va esattamente così. Per esempio, le più discole sono le scimmie. Loro tirano delle noci di cocco sulla schiena del coccodrillo che sta riposando nel suo fiume. Si sente toc! Avanti! Dice il coccodrillo. E loro ridono di gusto. E ne tirano altre fino a quando il coccodrillo si accorge che lo stanno prendendo in giro e dice: figlie del diavolo, tingerò di rosso del vostro sangue il fiume. Gli elefanti sono i più divertenti perché loro giocano alla proboscide di ferro. Come si fa? Come noi umani che giochiamo al braccio di ferro. Mettono le proboscidi uno davanti all'altro, faccia a faccia, e fanno una lotta a chi vince dall'altro lato. Gli elefantini invece sono i più simpatici perché si mettono in punta sulla loro proboscide e girano intorno come una trottola. Poi ci sono anche degli istituti di bellezza, nella giungla, sicuramente. Per esempio le tigri vanno a farsi ridipingere le strisce, si fanno impomatare i baffi e parlano male del leone. Quando arriva il leone stanno tutti zitti, ovviamente, e dicono: brillantina o gel il leopardo che si è prestato a barbiere? Brillantina. Quando esce, le tigre sghignazzano e fanno: ma guarda, è quasi calvo, e si mette la brillantina, ci vorrebbe una criniera finta. E ridono di continuo. Il leone invece cosa fa? Va con l'orso a giocare a bocce. Le bocce ovviamente sono delle noci di cocco. Il leone la tira così forte che colpisce la schiena del coccodrillo e fa: avanti! E loro ridono di gusto ancora, e il coccodrillo borbotta: non si può mai riposare in pace.